Quindi Massimiliano Giordano, ringraziamo tutto il cerimoniale del comune che ci è stato particolarmente vicino in questo periodo. Sapete, non è stato semplice, 7 tir per trasportare questa struttura pesantissima, immensa, che appunto fa questo, rende il paesaggio di Salerno, il panorama di Salerno così particolare. Ci dispiace solo che non siamo riusciti a prevedere l'assenza di pioggia, però anche questo va bene, perché si dice sempre che le cose bagnate sono fortunate, e quindi noi ci auguriamo che anche in questo caso ruota bagnata, ruota fortunata. Vogliamo con un applauso il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Sindaco, lo aspettavamo. Adesso diamo la parola immediatamente al direttore generale della Confcommercio, Mariano Lazzarini. Buonasera a tutti, benvenuti a questa grande serata di festa che ha voluto Confcommercio. Prima, in un'intervista, questo piccolino che vedete, Nicolò Amendola, è quello che ha la responsabilità poi di far partire tutto, quindi è lui il vero protagonista della serata. Allora, dicevo, prima nelle interviste mi chiedevano che senso ha questa ruota, c'è stata qualche polemica. Bando alle polemiche, la ruota è stata voluta a Salerno da Confcommercio come un segnale di vicinanza a questa grande manifestazione che è Lucida Artista, che ormai ha una risonanza di carattere internazionale. Non è stato facile, credetemi, avere la ruota panoramica qui a Salerno. Con la proprietà, con la The Wheel SRL, che è una società internazionale, abbiamo trattato per oltre 8 mesi. La ruota, l'ho detto più volte, era destinata a Zagabria, ma i nostri numeri, i numeri di Lucida Artista, i numeri di Salerno, di questa grande città del sud d'Italia, ma che non fa invidia a nessun'altra realtà nazionale, hanno convinto questa grande società a fare questo investimento. La ruota resta fino al 31 gennaio, ma non potevamo iniziare questa manifestazione se non con una piccola, piccolissima festa, perché poi la ruota sarà fruibile per tutti. E quindi io sono felice di vedervi qui, ringrazio le autorità presenti, ringrazio il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore alle attività produttive, e consentitemi un ringraziamento particolare a Massimiliano Giordano di Salerno Mobilità per la sua disponibilità. Ma grazie soprattutto a tutti voi, grazie a questa meravigliosa città che abbiamo la fortuna di vivere tutti i giorni, e credo che possa bastare per Confcommercio questo, e cedo immediatamente la parola al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Siete sotto la pioggia, quindi la faccio breve. È una bella iniziativa questa della ruota panoramica. Diceva Mariano Lazzarini che l'hanno contesa a Zagabria, ad altri luoghi cospicui della nostra Europa. Questa ruota sarà un ulteriore emblema delle luci d'artista. Ieri sera, insieme al governatore De Luca, abbiamo inaugurato con Rocco Papaleo le luci d'artista. Abbiamo fatto una passeggiata a partire dalla luminosa villa comunale che ha le fiabe e sarà visitata, credo, da una moltitudine di bambini. Abbiamo percorso la via Mercanti e siamo arrivati a piazza Flavio Gioia, la rotonda, che è assolutamente formidabile. C'è un cielo trapunto di stelle, motivi esotici, motivi orientaleggianti sulla curva che delimita la piazza. Una cosa di assoluta suggestione. Quindi anche quest'anno Salerno si predispone ad essere una città del turismo, una città che accoglierà migliaia e migliaia di visitatori, e colgo l'occasione per farvi una preghiera. Facciamo in modo di essere accoglienti, facciamo in modo di lasciare un segnale importante della nostra civiltà di costumi, della nostra qualità di città europea. Facciamo in modo che quelli che vengono qui ad onorarci con la loro visita divengano nostri ambasciatori nel mondo, in Europa e in Italia. Abbiamo anche noi la nostra parte, dico noi come cittadini, la nostra parte di responsabilità.
Facciamo in modo che chi viene a Salerno ne tragga, come sempre capitato, un'impressione formidabile e poi la trasmetta ai suoi concittadini altrove, in Italia e nel mondo. Bene, io credo che questa ruota panoramica sia un piatto forte dell'evento Luci d'Artista, perché dà la possibilità, oltre alla maestosità dell'impianto che illuminerà le notti salernitane, dà la possibilità di prendere visione della città dalla quota alta, 57 metri, non mi ricordo quanto, 55 metri. Quindi voglio dire, insomma, una visione a volo d'uccello che sarà assolutamente entusiasmante, emozionante. Bene, avevo premesso di farla breve e mantengo le promesse. Inauguriamo questa ruota panoramica e buon divertimento a tutti. Buonasera. Allora vi prego di spostare, perché qui ci sono tutti gli effetti speciali, quindi dovete un po' arretrare per cortesia. Allora Nicolò, questa è una giostra e solo un bambino può far partire una giostra. Premi il pulsante. Push the button! Tra un po' ci saremo anche noi, seguiteci. Stiamo salendo qui sulla
sulla bellissima ruota panoramica. Sono in compagnia del presidente Luigi Amendola e del piccolo Niccolò. Niccolò, saluta Niccolò. Niccolò, dai, saluta. Ciao, eccolo qui, il bimbo, il paganese che ha realmente picciato il pulsante per la bellissima ruota panoramica. Noi cerchiamo adesso di... Ecco, adesso siamo nel punto più alto. Ecco, i famosi 55 metri. Siamo altissimi. Ed è una emozione straordinaria, davvero straordinaria, bellissimo. Da qui si vede, noi non riusciamo a farvi vedere un'emozione straordinaria. Presidente, ce l'abbiamo fatta. Ecco, il commercio è riuscita in questa impresa epica, bellissima. E infatti, come ho già detto, abbiamo fatto i botti prima del primo turno. Questa volta dopo il commercio ha spaccato tutto. È una squadra giovane, una squadra che si sta impegnando tantissimo, una squadra che sicuramente darà grandi riscontri come espressione della tutela di tutte le attività commerciali. Questo è appena l'inizio. È appena l'inizio della prima giunta provinciale, che in questo momento io ho il piacere di far parte, e queste sono le prime cose che stiamo realizzando per Salerno, le cose che realizzeremo per tutta la provincia. Quindi in bocca al lupo a noi, che abbiamo tanta voglia di fare e tanta voglia di lavorare. È un'emozione straordinaria, da circa 10 minuti, ma adesso cercheremo di mandare soltanto le immagini a voi. With its flickering of lights, is joyfully parting. Don't just look, admire. What are you waiting for? Download the official app of Luce d'Artista Community Salerno and undiscover the story behind the lights with the description of the artwork and voices of the main characters. And now, there's nothing left but to wish you a special journey made of emotions. Ed è davvero un viaggio straordinario qui su questa ruota. Siamo in compagnia anche con altri amici che ci stanno supportando. Niccolò, ti piace la ruota? È bella. Sì? Sì, e fammi sentire la tua voce. Io mi chiamo Niccolò. No, non lo vuole dire il nostro piccolo. Lui adesso è stanco. È sempre fatto un grandissimo lavoro ed è davvero straordinario. Bene, noi vi salutiamo, ci godiamo anche noi in giro su questa ruota. A prestissimo, venite a Salerno. Ciao a tutti! Ciao.